Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questo Nito nuovo, Nito D7, che a mio avviso è veramente spettacolare con tutte le migliorie del caso. Quindi, rispetto a un Nito D3, Nito D5, questo devo dire che ha raggiunto veramente i massimi livelli. Che differenze ci sono tra questo Nito e gli altri? Beh, praticamente come estetica nessuna, sono praticamente uguali. Hanno tutti lo smart laser all'interno, quindi sotto questo cerchio, che appunto serve per far mappare a una specie di laser che fa la mappatura della stanza, quindi riesce a calcolare se ci sono oggetti in mezzo alla stanza, riesce a calcolare il perimetro e quindi riesce ad ottimizzare la pulizia. Cosa c'è dentro la confezione del Nito D7? Vi è una banda magnetica che vi è anche nel D5, che serve per non far oltrepassare. Se noi non vogliamo che il nito vada in un'altra stanza, dobbiamo posizionare questa banda magnetica per terra e lui non oltrepasserà appunto la stanza. Abbiamo il filtro all'interno, come vedete io l'ho già usato, abbiamo un infiltro EPA che trattiene anche le particelle molto molto piccole. Abbiamo la base di ricarica che ho già provveduto a sistemare. E sostanzialmente non abbiamo altro a parte una spazzola multifunzione studiata veramente bene. Tra l'altro non si incastrano neanche i peli del cane. Abbiamo la spazzolina laterale che serve per la pulizia appunto degli angoli o dei battiscopa, comunque di quello che appunto è vicino al muro perimetrale. Sensori di dislivello che servono a non far cadere il D7 dalle scale, quindi o scalini o cosa, lui quando legge che c'è un dislivello si ferma e torna indietro. Mentre da questa parte abbiamo un altro sensore, un sensore perimetrale. Rotelline scorrevoli, rotelline indipendenti, quindi permettono di andare avanti e indietro indipendentemente e quindi evitare anche e riuscire a salire qualche scalino di piccole comunque dimensioni. Per il resto diciamo che è tutto a posto come gli altri, tutto uguale come gli altri Nito, sia il D5 che il D3. Che cos'è che ha di più questo Nito? Diciamo che ha una potenza di aspirazione superiore. Diciamo che dalle prove che ho fatto ha un controllo grazie alla smart laser, quindi una capacità di capire come pulire la stanza, diciamo superiore rispetto agli altri. Ha un'interazione anche, è una connessione con lo smartphone migliore perché si avvale della connessione a 2,4 e a 5 GHz, cosa che gli altri Nito invece si appoggiavano solo sulla 2,4. Quindi appoggiandoci anche sulla 5 GHz abbiamo una connessione più stabile, cosa che appunto ho constatato essere molto stabile, non si è mai persa la connessione. Invece rispetto al D5 al D3 la connessione ogni 2-3 giorni si perdeva. Come dicevo prima, potenza di pulizia molto buona. Abbiamo anche interazione con applicazione fantastica, dove possiamo vedere appunto mappatura della nostra casa, scegliere e vedere quanto ci ha messo di tempo per pulire il tutto. Il tempo di pulizia è uno storico. Possiamo scegliere anche come pulire la casa, in modo appunto tutta la casa, in modo mirato e in modo manuale. Quindi in modo manuale abbiamo la possibilità di scegliere, lui adesso sta partendo, di usare lo smartphone come un telecomando, quindi possiamo dirigerlo come vogliamo. Possiamo decidere che tipo di pulizia fare e vedete che lui cambia. Quindi questo col manuale cosa vuol dire? Intanto può aiutarci anche come antistress, quello di guidarlo manualmente. Se no possiamo anche guidarlo manualmente sotto il letto, poi andare su mirata e lui cosa farà? Partirà
dal centro del letto dove l'abbiamo guidato noi col telecomando e comincerà a fare una rotazione sempre più larga per pulire tutto sotto il letto. Quindi ci dà una mano senza poterci chinare e quindi assumere brutta posizione per poter pulire sotto il letto. Quindi abbiamo varie possibilità, eco, la programmazione appunto più lunga e tranquilla, pulizia super potente con il massimo di raccolta e il programma delicato. In più possiamo decidere come fare la programmazione e i giorni di pulizia. Nonostante questo possiamo fare anche il My Floor Plan, che possiamo tracciare delle linee direttamente sulla mappa dove non vogliamo che il nostro robot vada a finire, praticamente una sorta di banda magnetica. Quindi diciamo che come applicazione e come cose il D7 ne ha implementate molte rispetto al D5. Come pulizia senz'altro ha implementato anche quella, quindi direi grande Nito D7. Allora, per partire, il Nito si può far partire direttamente sul pulsante sopra il robot, si può far partire in modo programmato, avendo prima appunto programmato tramite applicazione gli orari di partenza e i giorni che vogliamo farlo lavorare, o se no direttamente dall'applicazione. Dall'applicazione basta premere il tasto Start, scegliere le opzioni di pulizia casa, mirate, manuale, eco o pulizia turbo, quindi torniamo indietro e lo facciamo partire tramite applicazione. Come vedete si sposta, percorre quei 30-40 centimetri dove lui poi esegue una mappatura, una prima mappatura della stanza. Ora vedrete che comincerà a girare in tondo. Grazie allo smart laser riesce appunto a mappare una parte della stanza e poi comincerà piano piano la sua pulizia. Il nostro D7 non superi una certa stanza, allora dobbiamo mettere questa barra, questa banda magnetica, e lui non oltrepasserà questa barra magnetica, quindi non andrà oltre alla stanza prestabilita. Quando finisce la pulizia torna nella sua base per ricaricarsi. Allora, quando ha finito la pulizia arriva un
messaggio con scritto che appunto lui ha finito la pulizia, ci fa vedere anche la mappa della casa che appunto è riuscito a pulire, e quindi diciamo che è subito pronto per un'altra pulizia. Vi faccio vedere, io posseggo un cane, questo è uno, è il primo giro della giornata, come vedete un sacco di peli e un sacco di polviscolo. Chi ha un cane può capire e sa di cosa sto parlando. Quindi direi che a questo giro Nito con il D7 ha fatto veramente centro, perché è veramente un robot funzionale, funziona realmente bene, ha una potenza di aspirazione molto elevata, la connessione sia di 2.4 che 5 GHz migliora appunto la stabilità di connessione che in altri modelli come il D5 o il D3 si perdeva spesso. Io è una decina di giorni che continuo a provarlo, non ho mai perso la connessione, quindi devo dire che ha fatto veramente centro. Che dire di più? Consigliato davvero, grande Nito D7. Ciao a tutti.